My name is Paula Barbeito from Slow Food, and I want to welcome you all to this Terra Madre Forum. This virtual event is part of a series of contents that Slow Food is developing to claim the fundamental role of water in our ecosystems, our food, and our livelihoods. In particular, this is the second forum of the day that we dedicate to rice, a food that grows in the water. But before giving the floor to our protagonist, I would like to give you some practical information. For this webinar, your video camera and microphones will be muted, but you can send your questions to the chat and we will discuss them at the end of the forum. We have interpretation available for you today in Spanish, English, Italian, and Portuguese. Just click on the globe logo at the bottom right hand side of your screen and you can select English for English, Spanish for Spanish, and so on. But there is a tricky one. If you want to listen in Italian, you have to click on Korean. Today, we are very, very lucky to have an excellent audience of speakers who will share their experiences and knowledge in sustainable rice cultivation. I would like to introduce you to Enrico Rivella, a biologist and naturalist who works in the Environmental Assessment Department in Piemonte. Welcome, Enrico. The floor is yours. Eh, buonasera a tutti, eh, datemi un attimo di tempo per condividere lo schermo che voglio farvi anche illustrare, voglio illustrarvi la mia chiacchierata con eh, l'aiuto di qualche slide. Allora, eh, come io lavoro in un'agenzia ambientale, eh, ma da anni sono a contatto eh, ehm, e svolgo delle, delle attività nell'ambiente risicolo eh, del nord Italia, tra le regioni Piemonte e Lombardia, che è la più vasta area risicola eh, d'Europa. Eh, vedete le mie slide? Sì. Siete una, un attimo di. Eh, riuscite a vedere le slide? Sì, sì. Ok, benissimo. Ecco, questa è proprio l'immagine di questo, che noi le chiamiamo le terre d'acqua, che sono legate ai fiumi alpini, il Po e altri fiumi che arrivano dalle Alpi. E, e lavoro su dei progetti per far capire le mie esperienze sul tema riso e sostenibilità eh, a vario livello, dagli effetti dei fitosanitari sulla biodiversità, alle pratiche agricole compatibili con la conservazione della biodiversità, da quello vedete un po' che sono biologo naturalista, quindi il tema che mi, in, in, così, che mi ha portato a avvicinarmi all'agroecosistema risicolo è quello della, eh, della biodiversità, il rafforzamento della rete ecologica nella pianura eh, risicola e in ultimo, vi voglio anche accennare a un'interessante esperienza sui paesaggi rurali storici che ci parla, porta poi proprio sugli aspetti culturali e della comunità che vive e lavora su questa eh, cultura. Eh, partirei dal la, lavoro sui fitosanitari, eh, perché il tema eh, tocca strettamente quella che è la. la, la la sostenibilità ambientale della cultura risicola e proprio in questi giorni stiamo terminando uno studio di cinque anni con eh, l'Istituto eh, Superiore Italiano per la Protezione e la Ricerca eh, Ambientale Ispra che lavora per il Ministero dell'Ambiente proprio per definire eh, le misure di tutela della biodiversità e, e di, di riduzione anche dei fitosanitari nell'ambito del piano nazionale eh, sull'uso eh, sostenibile dei fitosanitari. E quindi vi, sono a portarvi questa esperienza che è un'esperienza di monitoraggio svolta assieme anche all'Università di Torino su tutti i comparti, eh, le comunità biologiche che vivono in risaia, eh, da quelle del suolo eh, che sono importantissime per la fertilità eh, a quelle della, della flora eh, e al mondo degli invertebrati che legati proprio alle comunità erbacee sia acquatiche che eh, dei margini della risaia e poi ai vertebrati. Soprattutto anfibi, chi, eh, chirotteri, ma anche eh, rettili. Eh, la perché è importante parlare di biodiversità? Perché la nel nostro caso europeo, eh, le risaie eh, del, della pianura padana eh, sono un ambiente importantissimo per la conservazione della biodiversità e dell europea perché di fatto sono una zona umida che eh, si complementa con quella eh, con quelle, eh, naturale. Quindi eh, anche per questo la risicoltura ha ricevuto anche quella convenzionale benefici proprio dal fatto dalla, dalla presenza di questa ricca biodiversità legata soprattutto alla vifauna acquatica una serie di immagini veloci ci sono queste ad esempio una specie molto eh, rara e di prioritaria a livello europeo che ha ormai nelle risaie eh, italiane su uno delle sue ultime eh, aree di rifugio eh, ci sono anche degli habitat specifici molto particolari di acque fresche di buona qualità che sono i cosiddetti fontanili che sono delle sorgenti che ospitano delle comunità eh, eh, floristiche di vegetazione che convivono con la risiaiaia anzi alimentano una cosa che vorrei far capire che non è solo un corredo la biodiversità ma può eh, essere eh, partecipa anche all'equilibrio ambientale della coltivazione. E questa eh, ne parlerà poi eh, dopo il, uno dei, dei relatori invitati, la fauna tra la fauna intertebrata, c'è questa farfalla delle paludi molto importante che è la licena di Ispar. Ma la risaia è anche un elemento eh, critico. Eh, eh, abbiamo parlato, uno dei temi di oggi è proprio l'impatto della, della risicoltura, bisogna parlare un po' delle criticità. A livello proprio ecologico e eh, caratterizzato dalla monocultura intensiva eh, e che tra l'altro con la meccanizzazione sta sempre più espandendo anche la maglia delle, delle, risa, delle camere di risaia, vedete che il paesaggio è poi povero di quegli elementi poi che portano natura, che sono le formazioni erboree. Eh, il, ma eh, il problema eh, che devo come agenzia ambientale portare soprattutto è la qualità delle acque. Noi in questo progetto con Ispra stiamo analizzando e confrontando la qualità delle acque con eh, gli effetti sulle specie e eh, gli habitat presenti in Risaia e la situazione eh, avendo il polso di quelle che sono eh, le reti di rilevamento. Della qualità delle acque sia superficiale che sotterranea, non è assolutamente eh, diciamo una realtà problematica, perché in tutti i campioni troviamo, vedete, eh, qui ho riportato un po' quelli che attualmente in questa fase 2018-2019 sono composti che si ritrovano in modo ubiquitario e non possiamo, date le caratteristiche, proprio del sistema irriguo eh, eh, della pianura padana italiana, e un sistema in comunicazione per cui anche il coltivatore biologico si trova anche a lavorare con queste, eh, con acque che hanno questi residui tranquillizzo subito il pubblico che eh, per fortunatamente il riso eh, sia nella granella eh, che nel, nel, nel prodotto lavorato non ha eh, per caratteristiche sue, non si rintracciano questi residui ma li troviamo nell'ambiente, questo sicuramente eh, non è un, un aspetto eh, favorevole per l'equilibrio e la qualità del territorio. dobbiamo La sostenibilità è legata anche a vendere un prodotto che richiama dietro di sé una alta qualità del, del territorio. Questi prodotti sono anche, superano anche i limiti e quindi eh, di, di, standard di qualità ambientale, c'è un problema anche poi migrano nelle falde e vedete un po' il cocktail di sostanze che c'è e questo mi raduo segnalarlo come agenzia ambientale. Ma, eh, un altro aspetto rilevante è la, la terra al di fuori della camera di risaia. Gli argini, questa è una foto ad aprile, quando scoppia la vegetazione, legata poi anche ai fossi e canali. Poi a giugno e luglio eh, l'80% del, del, delle risaie hanno questa caratteristica perché vengono eh, irrorati di diserbanti perché in, nelle nostre terre eh, il principale nemico del riso è, sono alcune piante eh, che eh, sono, entrano in competizione con il riso. Allora, eh, vi do eh, proprio sul tema del riso biologico, che è una realtà in forte espansione, ci sono già sui 200.000 ettari delle risaie tra Piemonte e Lombardia già 18.000 ettari di, di, di biologico, eh, abbiamo una realtà che sta eh, vertiginosamente raddoppiata in, in dieci anni, eh, ci sono state delle forti critiche legate proprio al fatto del, della possibilità all'inizio anche di fare un regime misto tra biologico e convenzionale. Fortunatamente il Ministero con tutti gli enti di ricerca che lavorano sul riso proprio recentemente con un progetto Riso Biosystem che è molto interessante perché ha lavorato a stretto contatto con i risicoltori, quindi una ricerca partecipata con le, le osservazioni proprio dei coltivatori, si sono messe ormai eh, in chiaro che eh, il riso biologico si può fare, ha delle buone produzioni, ci sono delle difficoltà, delle problematiche ma poi con l'esperienza culturale dei nostri risicoltori si riescono a risolvere. Il più, queste tecniche sono essenzialmente tre la più importante diciamo che dà più risultati e che noi abbiamo anche verificato dal punto di vista della biodiversità è quello della pacciamatura verde in pratica si, si semina un erbaio autunno eh, invernale e poi dopo si eh, semina su sul, sul, sul riso eh, e si rulla, si piega eh, l'erba, si mette l'acqua e eh, si fa la sommersione e il riso eh, eh, parte come germinazione, bisogna poi togliere l'acqua, questo è un piccolo problema ecologico perché eh, può essere poi una trappola per alcune specie, ma mh, ci sono i modi anche per risolverlo e eh, eh, perché così si termina la fermentazione del riso dell'erba tra l'altro l'erba porta il concetto della rotazione fondamentale per l'agricoltura organica perché apporta sostanza organica apporta anche principi che contrastano le piante infestanti e la stessa cosa lo vediamo nell'altra tecnica eh, che è ecco intanto vi faccio vedere eh, anche una versione anche molto importante di, di, di alcuni risicoltori che applicano la, la, la tecnica, che dicevo prima della pacciamatura verde: fanno anche interventi di agroforestazione che sono molto interessanti, che apportano biodiversità cambiando il paesaggio e, e, e il problema di queste eh, mancanza di acqua per eh, temporanee eh, asciutte si può risolvere far creando delle zone umide permanenti come questi solchi che vedete in questa foto. Eh, il, si sta ricostruendo in pratica un paesaggio che è, è il contrario di quello che vi facevo vedere prima, de, che possiamo chiamare quasi un deserto culturale. Le altre tecniche sono una falsa semina, eh, cioè delle lavorazioni con la, la risaia sommersa con delle eh, m, parti, m, macchine per Messa a punto dagli stessi risicoltori, rotolame eh, come il rotolama, che vengono, eh, eh, strigliano, sradicano le, le erbe che partono appena c'è l'acqua, così poi si può passare alla, alla semina. L'altra tecnica, che è anche molto eh, produttiva, è quella della semina interrata. Qui c'è meno ricorso dell'acqua e con delle lavorazioni, eh, seminando su file interrate, si riesce a fare una buona, eh, una buona eliminazione delle piante infestanti. Sono anche, tra l'altro, vedremo anche gli aspetti sociali e economici: sono culture che poi evitano anche tutta una serie di lavorazioni in risaia e che quindi sono anche, vanno incontro anche a quella che è. L'applicabilità la, eh, il problema delle se sta sempre più diventando eh, forte la semina in asciutto. Eh, contrariamente a quanto si pensa, il riso non è una la pianta riso, non è una pianta acquatica. Ama ah, l'acqua, però può crescere benissimo in asciutta. E questo è. Ehm, e eh, diciamo, potrebbe essere anche un problema per tutte quelle specie acquatiche di cui dicevo eh, che sono fondamentali per la biodiversità europea. Termino con due aspetti, eh, poi passerò un po' al ruolo di moderatore che mi è stato assegnato. Accennandovi a quello che non è risaia, cioè che deve convivere con la risaia, il problema delle risaia anche organiche, ed eh, in questo contesto di monicoltura intensiva, è creare sufficiente natura, un problema di soglie. Eh, dobbiamo ricostruire il paesaggio, e a questo non servono solo gli agricoltori, ma anche chi gestisce le acque, gli enti locali, in questo caso. La, lavoriamo molto con la provincia di Vercelli che sta facendo con i parchi eh, del territorio, il Parco del Po, una opera proprio di, eh, di, di rafforzamento e ricostruzione della rete ecologica con dei progetti europei. Eh, Ecorais è eh, un progetto che ha posto le basi anche in Europa di, questo, di questa attività e si vanno a piantare piante lungo il reticolo irriguo e noi abbiamo partecipato. Proprio in questo progetto, wet, nel progetto WETNET, a rafforzare, a ricostruire la rete ecologica che era già stata disegnata, che sono queste aree grigie che vedete, con tutta una rete di rilevamento di fossi irrigui, su cui si imposta una nuova rete ecologica. E voi direte: sono dei begli studi, eh, ma poi l'agricoltore, come fa? Ci sono eh, degli eh, incentivi dei piani di sviluppo rurale, e bisogna lavorare proprio per, eh, e già ci sono, e spesso devo dire, sono proprio gli agricoltori agricoltori biologici, quelli che hanno sensibilità, che vanno a fare questi interventi anche di corredo alla, alla risaia e noi gli forniamo questi strumenti, li aiutiamo, è importante anche creare una facilitazione e penso che l'incontro di oggi serva proprio a creare questo eh, retroterra, questo humus per questa, questa nostra cultura. Ehm, termino su ultimi due spunti di, eh, di riflessione su cui stiamo lavorando un po' a termini molto sperimentale perché c'è questo problema della risaia biologica anche per le risaia biologiche della circolazione di acque contaminate e noi eh, che ovviamente in risaia biologica sono meno contaminate perché poi c'è un'attività anche già di, di depurazione dell'ecosistema dell risaia però comunque eh, si deve arrivare a un residuo zero e questo eh, fare delle piccole aree umide con i sistemi di fiottideborazione stiamo cercando di mettere a punto dei sistemi di questo tipo che sono già stati utilizzati, abbiamo oggi una relatrice dal, dal Delta dell'Ebro eh, dove le, questi eh, sistemi di fitodepurazione sono già stati utilizzati, oppure rivegetare gli argini con delle specie che attirano anche eh, impollinatori, insetti, e questo sarà anche un po' uno dei temi che vedrete nell'intervento nell sulle risaie eh, asiatiche. Io ho terminato la mia parte, c'è una parte ancora sul paesaggio che però mi riservo per L'intervento successivo e introduco adesso eh, Milton Fornasieri eh, del Brasile, che eh, ci, eh, è un è uno storico che eh, leggo dalla sua uh, uh, scheda di, di, di del, che con grande esperienza in agronomia e assistenza tecnica, ma eh, partecipa a un movimento e coordina un movimento eh, di, di eh, coloni nel Rio Grande del Stubul, ehm, la regione di Porto Alegre, e, è importante partire dai lavoratori dai contadini e quindi del movimento anche di quelli come nei paesi. Eh, eh, tropicali che eh, non hanno terra e che comunque devono fare eh, e questa è una lezione per tutti anche eh, i, i paesi a agricoltura eh, intensiva e meccanizzata che bisogna fare rete e vediamo da Milton Fornazieri quali sono i, i, i benefici del lavoro eh, collettivo e le sue impressioni su questa tematica Boa tarde a todos os, uh, os ouvintes, os participantes dessa live. É, primeiramente nós do MST é, faz parte do MST há, há mais de 30 anos, né? O MST é o movimento dos trabalhadores rurais terra do Brasil que luta pela reforma agrária há mais de 35 anos, e, e nós dentro da, da luta pela terra. É, trabalhamos para que a reforma agrária aconteça no Brasil. É, dentro dos, da, da, da luta nossa, nós procuramos é, é, desapropriar as fazendas que são improdutivas de todo o Brasil ou que estão, não estão cumprindo com sua função social. É, dentro das terras, então, que foram conquistadas, é, desde a sua origem o movimento já con se, conseguiu beneficiar mais de 400 mil famílias de camponeses sem terra né, e que hoje produzem e vivem em cima da sua terra, é, 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 adquirida ou conquistada através de um processo de luta organizativa e participativa. É, eu sou do, do Rio Grande do Sul, né, a província mais ao sul do Brasil. Né, e, e faço parte de um assentamento chamado assentamento Capela é, que foi que conquistou sua terra em do, é, em 1994 das famílias que fazem parte do meu assentamento é, a maioria delas trabalha na produção de arroz é, irrigado é né? por isso que o tema eu acho é muito importante a gente discutir que na hora de você produzir você tem que cuidar da produção em si e principalmente também cuidar da água que que utiliza da água que dá vida a esse arroz é, eu faço parte de uma cooperativa coletiva né, que a sua principal tarefa é a produção de arroz é, então arroz irrigado como nós chamamos aqui no Brasil a cooperativa, então, conta com 110 sócios, a maioria jovens, filhos das famílias que conquistaram a terra no assentamento. E nós, no assentamento, a gente produz produz é, o arroz, é, além de produzir, nós armazenamos e beneficiamos o, o arroz. E, Desde 2000, de 1998 até hoje, nós decidimos, então, de que a produção nossa é uma produção agroecológica, aonde é, onde em, nenhum process, em nenhuma etapa do processo se utiliza é, é, qualquer produto químico, ou seja, no processo de produção, ou seja, no processo é, de armazenamento ou de industrialização. Né? Isso nos dá então uma garantia de que o produto que chega na mesa da classe trabalhadora, principalmente do Brasil é um produto sem veneno. e essa lógica de produzir alimentos limpos sem nenhum tipo de veneno é, nos coloca num patamar bastante alto né? principalmente nesse momento aonde que é, o agronegócio no Brasil é, para produzir qual produto, é, mais produtos é, é, utiliza muita carga de, de veneno né de agrotóxico né o Brasil é um dos países com maior consumo per capita né de agro é, de agroquímicos e nós então desde 2000 de 1998 decidimos de que a produção do assentamento é uma produção sem produto químico nenhum né isso traz grandes vantagens, principalmente na relação com a sociedade, isso traz vantagens, principalmente no processo de produção, que você trata a terra de uma, de uma, uma forma diferente, você convive melhor com ela. Por que, que nós entramos na produção agroecológica? Né? Primeiramente, porque a agroecologia, nós achamos que é uma técnica, é uma relação com a com a sociedade, é, com a, a, a terra, aonde você envolve não somente uma pessoa ou uma máquina, mas sim a família como um todo, é? e esse elemento da relação social das pessoas no cultivo, no trato da terra, tem sendo um grande diferencial para nós debatermos é, essa questão dentro dos assentamentos. De 2000 e de 1998 até hoje, então nós saímos de uma produção inicial, né, e que ninguém praticamente plantava arroz orgânico no Brasil, de 10 hectares para mais de 5 mil hectares na região da Grande Porto Alegre, e transformando é, a OMST, é, o Movimento Sentera, do maior produtor de arroz agroecológico da América Latina mas esse título essa meta não basta nós precisamos é transformar é transformar toda a produção de alimentos um, um em alimentos sem agrotóxicos ou sem veneno é como dizia um professor muito importante nosso que o perdemos esse ano pela covid dizia que quem trabalha com agroecologia ou que produz de forma agroecológica tem que pensar não somente no tamanho do seu, da sua cidade, do seu município, mas tem que pensar é, nas 7,5 bilhões de pessoas que tem no mundo. E saber que a agroecologia vai um dia conseguir chegar é, nesse intuito. Se nós não conseguirmos, com certeza o veneno vai nos matar. Então, voltando para a produção da, do arroz, né? Então, nossa, quando nós chegamos no assentamento, é, em 94, a gente começou a produzir arroz da forma como os grandes produtores de arroz do Rio Grande do Sul, onde se concentra a maior parte da, da produção de arroz do Brasil, de forma como eles faziam, utilizando veneno, utilizando tecnologia avançada, e com o passar do tempo, nos sobrou duas questões muito negativas o primeiro é os problemas de saúde, né, das pessoas envolvidas na produção de arroz, é, e a outra, o endividamento. É. Então essas duas duas questões nos fez refletir de que nós deveríamos mudar. E um terceiro elemento que também nos nos mexia muito conosco foi o elemento de como que a gente ia tratar Ia é, é, cuidar da água que a natureza nos dá. Né? Geralmente, a gente não, não presta atenção nesse debate, né? sabendo que a água é finita, que um dia vai acabar, né? e que nós precisamos, que precisamos cuidar dessa água. Né? E o arroz, não sei, é, estava ouvindo a experiência da Itália, mas no Brasil, o se utiliza muito produto químico na produção de arroz aqui irrigado, né? E esse produto parte dele então vai para o cultivo do arroz e parte se dilui na água, envenenando rios, né? Envenenando lagoas e por onde a água passa. Né? Então esse é um, uma triste realidade, né? E que nós então com muita discussão e com muito trabalho estamos tentando mudar, tentando mudar um pouco essa realidade. E só a gente vai conseguir realmente quando a gente conseguir mudar não somente a realidade dos assentamentos, mas da agricultura familiar como um todo, transformando uma produção orgânica e agroecológica. Primeiro, nós vamos saber que esse sistema que o agronegócio brasileiro impõe para a produção ele não tem muitos dias de duração, muito tempo, né? com certeza ele vai sucumbir, porque a natureza em si é, não vai deixar que essa situação continue por, por muito tempo. Muito bem. É, Milton, não... eu devo pedir te pedir desculpas, mas devemos proceder. E, se você quiser concluir, é, assim conseguimos proceder. Muito obrigado pelo intervento. Sim, então termino aqui então, dizendo que é importante a gente discutir esse tema, é, porque nos mostra um pouco a nossa tarefa do dia a dia, também a importância da reforma agrária é, para o povo trabalhador do campo pobre, que não tem um pedaço de terra para cultivar e tirar o seu sustento. Muito obrigado. Grazie, grazie Milton. Adesso introduco Eh, il eh, professor Joseph Settele del centro di ricerca tedesco che è, è... E, e un, il suo curriculum è particolarmente importante, è un'autorità non solo in campo, in, in campo ecologico, pensate che è stato co-presidente del, del panel, la piattaforma eh, dell'ONU sulla, sulla biodiversità e servizi ecosistemici, la VOA ha scritto anche il report sul cambiamento climatico, ma eh, fortunatamente per noi il suo ambito di ricerca è proprio la ricerca eh, agroecologica, il biocontrollo e, e sui eh, sistemi eh, irrigui, risicoli tropicali. Quindi, eh, gli do la parola anche per illustrarci un progetto particolarmente interessante su cui abbiamo anche collaborato con i risicoltori eh, italiani, che è il progetto LEGATO. Thank you very much, Enrico. Thank you for inviting me. So, I'll try to share the screen as a first step, just a second. Oh, let's see. Does it work? Yes, it works. Okay. So, maybe it's, it's again the, the wrong way around. Never mind. So, I will talk a bit about the aspects of conservation, biological control, and irrigated rice but uh, as enrico said my background is kind of uh, long-term studies on rice ecology and actually i did my own phd back in the 1980s in southeast asia mainly in the philippines and i worked especially on insects and rice <clears throat> and this is something i'm going to highlight today if you have questions later on here is my email address you just can send me emails and i normally am able to answer within reasonable time frames if you have particular questions it was about this legato project mentioned by enrico already rice ecosystem services which was conducted mainly in southeast asia in particular in the philippines in vietnam and we worked on seven different areas across these two countries and we did many different uh, things we focused on for example we looked at the, on the production on the yield but also on the regulation services which means biocontrol we looked at pollination aspects and also look at cultural aspects of these traditional land use systems. But today I will just focus now on the part of biocontrol mainly with a bit of pollination. So some of the landscapes are like this. It's in Malaysia. One landscape we also worked in, and the other one is like this here in the Philippines. A very extreme other system, which is heavily man-made, of course. In the mountains you have these irrigated rice terraces, and this is one example where you see that the water is an important component to keep the stability of these terraces so this is permanently flooded even in the fallow period so there's some uh, time in the year when there is no rice there which is from september to january roughly but you have to keep it flooded in order to keep the, uh, the terraces stable and this is only guaranteed if you have forests on top of the mountain hills so there's an interesting combination between land use and agriculture and biodiversity conservation because there's a common interest of both let's say parties so the agriculturists the farmers need the water and if, as they need the water, they preserve forests. And forests are very high in biodiversity in these areas. Many endemic species are living in these places. So that's one aspect of biodiversity <clears throat> and cultural diversity and, and, and cultural landscapes. What I'm going to focus on now is one example of a pest species, the so-called brown plant topper, which is an important rice pest all, all across Asia. It lives only on rice, but can be very devastating. So look into this one, but also look into the interaction with other organisms like for example this one is a parasitoid living on eggs of certain leaf and plant hoppers so this is kind of let's say, the natural enemy of this rice pest but also look at predators like this dragonflies is just one example there's a high diversity of different dragonflies very different uh, let's say insects in asian irrigated rice fields actually biodiversity in insects in asian rice fields which are very old is higher than all insect diversity in temperate uh, Primary forests like beech forests in Europe. So the species diversity in this agricultural system is higher than in the natural system here, which is quite interesting. And I think it also relates to the duration of land use, which is many hundreds, even thousands of years old. Now, looking at the impact of uh, insecticide application, if you try to fight this uh, brown plant hopper, you use pesticides, of course, insecticides in many cases, and that's just one example here. And the eggs of this particular pest species. Is very nicely hidden in the vegetation in the rice plant. So if you apply the pesticide, you kill more or less all insects in the system. But the the pest ones are the ones who survive it the best, and then after they after they recover, they develop and they dominate the whole system, which then creates the pest outbreak. Which means by fighting the pest with insecticides, you create the pest problem. This is something which is not very let's say easy to bring across as a message. So the less you spray. The more harvest you have. Let's put it like this: there are some figures on this, some data from China. In this case, you can see on the uh, x-axis the, the cost of spraying in the uh, Chinese uh, currency, and the yield on the y-axis. You can see the more you spray, you still have the same yield. Sometimes even more, uh, but it means it doesn't make a big difference in yield, but it avoids to pollute the environment and it also costs less because you don't have to invest into the insecticides. So that's something you can observe in many systems in Southeast Asia, which just means doing nothing instead of spraying insecticides is more efficient, which is not very easy to bring across to farmers because farmers want to be active to really, let's say, can take care of their, of their crop. So one approach we followed in the Vietnam uh, is this one here where we transformed landscapes into, let's say, landscapes of rice fields and, and flower strips, which was one aspect is, of course, a beautiful thing. It beautifies the landscape but the other uh, background idea was about the ecology of insects insect pests and natural enemies so all these flowers are food sources for beneficials so different uh, type of flies different bees and pollinators for example surfet flies so a lot of organisms which are beneficial because they are natural enemies either of pests or because we use them for example for bee production or they pollinate also visiting these flowers are those very tiny creatures, so called parasitoids? I've shown a picture before. They're very small, about one millimeter in size. And they are the ones parasitizing eggs of many also of the pest species in the rice field. Now, these ones you cannot communicate because they're so small, nobody will notice them and, and, and identify them. But we say, okay, these are the ones which are kind of, let's say, relatives of the bees. So bees and, and these parasitoids are related, they're nephews and nieces. Let's say something like this. And they use bees to bring across the message of natural pest control. And why bees? Because bees are bigger, of course, easier to observe, and also well known. And farmers are taught to observe the bee populations as indicators of parasitism. So if lots of bees are there, you also have a higher abundance of parasitoids. This means you have a better biocontrol in your system. And of course, if you have bees, you try to avoid losing them. So, even only because of the bees, you are spraying much less or even nothing. So, bringing this message across is quite a challenge. And what we did, we did this kind of entertainment education approaches where we communicated this uh, information and different other elements of ecology with so called soap operas, especially now for South Vietnam. So, we made 20 episodes uh, which deal with ecology, with pest control, with livelihood, with cultural diversity in 30 minutes so we have 30 minutes for one episode which starts with a kind of normal life situation some neighbors fighting each other etc many interesting aspects how to put this science into SOBO for us but this is a, a way to bring across the main message and we could observe in vietnam after this was broadcasted the use of pesticides went down quite a bit but it also went up again after a certain time That means i always have to repeat this information every let's say Four or five, six months, otherwise, the knowledge gets lost. And these results also were quite interesting. Also, on the global scale, there was a comment in science on this with Vietnam turns back a tsunami of pesticides. This was one of the results of these approaches. And they also have shown in science uh, this picture of this flowering, let's say, uh, margins of, of irrigated rice fields. So that's just one of the aspects in the project we did. We worked on many other aspects. And the last slide just shows you, shows you the homepage of the project, ligado-minus-project.net, in one of this very nice cultural uh, culturally interesting landscape, which is an UNESCO World Heritage Site, just also north of the Philippines. And what I want to add as a kind of final pictures are some of my own history. So when I did my PhD, that's how I looked. It was in 1985, much younger, of course, much slimmer. Then later it was like this, I was working on insects. And that's how I look today, just to have no comparison also of the succession one makes as a person. So I hope this gives some insight and hopefully looking forward to some questions. Thank you for your attention and have a nice evening. Bye bye. Grazie, Per, anche per essere rimasto nei tempi e per averci dato anche un'idea di come la ricerca sia sempre più eh, legata anche agli aspetti sociali e culturali. Adesso do la parola a una rappresentante della rete semi rurali italiana, eh, la dottoressa eh, Rachele Stantella, che eh, per affrontare un tema molto importante, per. L'affermazione della sostenibilità in risaia, quella delle, della eh, l'uso di sementi eh, adattati specificamente a, al, al territorio, eh, e eh, la rete semi rurali è proprio una rete italiana che è nata per. Eh, supportare eh, e eh, elaborare, eh, ricostruire anche un po' quella, quella pratica di miglioramento genetico che in fondo il contadino eh, della de tradizione eh, rurale eh, faceva e ci eh, parlerà delle esperienze, è proprio è un bisogno urgente soprattutto, almeno per quanto mi risulta, in campo biologico italiano, quello di arrivare anche a selezionare delle, delle varietà che siano utili. Adatte anche per queste tecniche che illustravo prima. A te la parola, Rachele. Buonasera a tutti, grazie Enrico per l'invito e per l'introduzione. Adesso condivido anch'io qualche fotografia. Eh, buonasera, come già accennato, la Rete Sereni Rurali è un'associazione un di secondo livello che quindi comprende al suo interno eh, un'altra quarantina di associazioni ed è nata nel 2007 proprio con l'esigenza da parte di questi enti, che sono sia parchi naturali sia in prevalenza aziende agricole, eh, mh, o comunque associazioni che operano in campo delle, dei piccoli contadini. Per la salvaguardia della biodiversità coltivata. Eh, quindi, proprio nel campo risicolo, è eh, solo da circa tre anni che iniziamo a lavorarci, proprio dall'esigenza partita dal basso da alcuni risicoltori. Infatti, negli ultimi decenni, nonostante più del 90% del riso italiano sia eh, di origine intensiva. Il riso biologico sta uh, decisamente aumentando e quindi, con, uh, grazie però alla cooperazione e all organizzazione di alcuni risicoltori pionieri, pionieri nelle buone pratiche, che prima accennava il dottor Rivella, come per esempio quella della pacciamatura verde. Quindi, questa ricerca, uh, riso resiliente, nasce proprio uh, con l'intento e la consapevolezza della necessità di implementare una nuova strategia di supporto per la coltivazione del riso biologico che sia specifica proprio per questa nicchia, diciamo, che non è più esattamente una nicchia ma sta aumentando e che quindi ha urgenza di accelerare questa transizione. Eh, per cui diciamo che il nostro supporto va in due direzioni, quella delle tecniche agronomiche e quella di promuovere vere iniziative di miglioramento genetico partecipativo. Sostanzialmente eh, la prima man grossa mancanza è quella di, eh, nel caso del riso biologico, di varietà adatte specificatamente per la risicoltura biologica. E quindi abbiamo cercato, tramite l'implementazione di due esperimenti paralleli, di eh, colmare piano piano questa lacuna. Quindi, da due anni abbiamo, messo, abbiamo seminato in quattro aziende diverse 16 varietà di riso locale, quindi italiano, che ci ha fornito il Crea di Vercelli. Queste varietà risalgono a prima del eh, 1960, quindi prima dell'avvento della, della chimica. E sono state eh, disposte secondo blocchi parzialmente replicati per permettere poi un'analisi statistica. Parallelamente eh, l'Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso che sta nelle Filippine, Lirri, ci ha ehm, spedito 224 varietà eh, eh, di riso italiano che risalgono eh, dai primi del Novecento fino alle varietà più moderne. Queste varietà eh, le abbiamo seminate secondo il metodo eh, della paccia natura verde nell'azienda agricola Navar Una Garlanda. e Le abbiamo moltiplicate proprio al fine di selezionare le più virtuose e eh, promuovere una transizione verso il materiale di tipo eterogeneo, che eh, è un materiale mh, più in grado di adattarsi a un agroecosistema complesso, proprio di quello biologico. E eh, anche ehm, ai cambiamenti climatici e quindi ai cambiamenti. Come vedete, le 16 varietà eh, che abbiamo seminato sono state seminate in quattro aziende e, ogni az e abbiamo rispettato di ogni azienda le tecniche agronomiche. Per cui, eh, nella prima azienda, vedete per il Lomellina, ab abbiamo seminato su erbaio in piedi, nella seconda in sommersione nella terza uh, su um, erbaio um, trinciato e nella, terza in asci... nella quarta in asciutta. Uh, questo proprio per poter osservare l'interazione fra tecniche agronomiche e il genotipo. I parametri che abbiamo misurato sono stati i patogeni principali, per cui il brusone fogliare, il brusone cosiddetto mal del collo, il fusarium, eh, le rese, L'altezza delle piante e la, la, la larghezza del panicolo e la lunghezza del panicolo. Scusate. Eh, per quanto riguarda invece eh, le, le varietà eh, dell'IRRI, è stata fatta una selezione, una selezione partecipativa degli agricoltori eh, l'anno scorso, che hanno entrambi gli anni anche valutato le 16 varietà del CREA, eh, proprio per capire sulla base dell'esperienza degli agricoltori, che in genere stiamo vedendo in questi giorni, stiamo finendo di analizzare i dati, eh, va sempre di pari spasso anche alle rese, alla precocità e eh, alla capacità di resistere agli stress biotici e abiotici. Quindi una, un risicoltore medio ha questa capacità insita nel, nel, nel momento in cui vi valuta. E sulle, sulla base di, delle loro scelte abbiamo costituito due, due miscele, eh, quindi miscolando le varietà, eh, abbi tenendole separate per categoria merceologica, quindi lungo A e medio. Come vi stavo dicendo, la stagione risicola è, è giusto, giusto finita, quindi stiamo finendo l'analisi di questi due anni. Però mh, quello che abbiamo osservato finora è che vi è un'interazione significativa fra, eh, non solo fra le diverse accessioni, ma anche fra accessioni e tecnica agronomica utilizzata. Quindi questo eh, è molto importante proprio perché le tecniche agronomiche come accennava prima il dottor Rivella, nel contesto risicolo biologico sono fondamentali soprattutto per il controllo delle infestanti, eh, che sono molto ubiquitarie. Ormai si adattano sia alle condizioni di asciutta che alle condizioni eh, in sommersione, e quindi diventa molto difficile per il risicoltore il controllo delle stesse. E, e quindi ehm, Vorremmo con l'analisi di questi dati identificare le varietà più adatte per ogni azienda e eh, in combinazione con le, con le tecniche agronomiche utilizzate. Eh, una, parallelamente vogliamo portare avanti l'adattamento delle, delle due miscele facendole adattare nelle differenti aziende e se riusciamo eh, procedere anche facendo degli incroci perché e se trattandosi di una pianta autogama, l'evoluzione e l'adattamento è chiaramente più lento e quindi partendo da queste varietà tradizionali vorremmo diciamo, accelerare il processo. Quello che abbiamo osservato dai nostri studi è che è molto importante eh, promuovere un adattamento specifico per questi contesti. E sebbene comunque non si possa prescindere dalla, um, dalla conoscenza dei risicoltori e delle, dei loro dei agroecosistemi. Per cui un prerequisito fondamentale eh, per definire una nuova strategia di coltivazione del riso eh, è applicare un modello di ricerca che sia partecipato e decentralizzato perché un modello centralizzato o comunque di un'agricoltura lineare si adatta molto poco a questi agroecosistemi eterogeni e soprattutto le varietà moderne e uniformi non riescono a garantire una diversità adeguata per sfruttare la potenzialità di questi sistemi. Eh, gra grazie Rachele. Eh... Il tuo intervento ci consente di, di, di introdurre l'ultimo eh, in, in ordine eh, temporale, ma non di importanza, che è, è quello. Che ci rappresenterà eh, Vanessa Bustos, una gastronoma dell'altra della, di un dell area, diciamo, eh, a grande vocazione risicola europea che è, mh, la, la, quella spagnola. In particolare due aree eh, come quelle del delta dell'Ebro e dell'Albufera di Valencia che sono anch'esse degli ecosistemi incredibili, uno di tipo eh, legato al delta, eh, un delta fluviale, l'altro a una, a, a una zona umida di importanza internazionale, un'area Ramsar. Ehm, L'aspetto eh, culturale, l'esperienza spagnola con eh, il boom, diciamo, eh, collegato all'affluenza all turistica eh, che, di cui, che, che vanta la, la, il, il paese spagnolo e, e legato alla... Mh, tutti con, conosciamo l'importanza, la nomea eh, della, diciamo, della, della, della paeglia e ci porta ai temi gastronomici. Cioè, abbiamo bisogno di eh, tutto questo lavoro che abbiamo visto di ricerca di eh, applicazione dei risicoltori per migliorare e adattare eh, la pianta coltivata al terreno poi deve essere sostanziata a delle politiche a delle eh, valorizzazioni degli aspetti culturali del paesaggio che con che comportano anche la, la valorizzazione delle tradizioni in cucina, con cui il riso possa diventare, eh, dare un valore a tutto quello sforzo che fa il eh, contadino nel coltivare la terra. Quindi, do la parola a Vanessa che ci illustra questi aspetti. Hola, Hola buonas eh, muchas gracias, Enrico. Eh, y, y muchísimas gracias por invitarme a participar. Bien, pues eh, como me presentabas, me llamo Vanessa, Vanessa Augusto, soy, soy cocinera y profesora de cocina. Y aunque actualmente resido en Valencia, al lado de la albufera, eh, soy originaria de la zona del Delta del Ebro. Ambas son zonas, eh, dos, dos zonas productoras de arroz. Eh, España, como decías, es un país en el que tenemos una cultura del arroz ampliamente extendida, como bien decías, con ese plato icónico de nuestra gastronomía, que es muy conocido, pero no, no solamente es, eh, a lo largo de toda la geografía española hay multitud de platos eh, que plasman el, el paisaje a través de los ingredientes, ¿no? Eh, el, el uso de, de ingredientes, eh, pues, pues bueno, al final es eso, es un, es un reflejo del, del paisaje, ¿no? Y, y bueno pues eh, uno de los ingredientes fundamentales de nuestra gastronomía como decía es el arroz eh, en España hay distintas hay diferentes zonas productoras de arroz vale eh, como empezábamos como empezaba a hablar antes pues el delta del Ebro eh, otras zonas también en Cataluña en la comunidad valenciana pero también produ se produce arroz desde en Andalucía Extremadura Murcia Aragón en, en distintas zonas de acuerdo yo eh, por mi experiencia voy a hablar más de estas dos zonas, de, del Delta del Ebro y de la Albufera. Eh, en el caso de la, de, la, de la comunidad valenciana o de la Albufera, mejor dicho, como decías antes, es un, es un espacio protegido, es un parque natural eh, que se encuentra en, bueno, pues un poquito más al sur de, eh, de lo que es la, la ciudad de Valencia, donde hay pues, aproximadamente pues sobre unas 15.000 eh, hectáreas dedicadas al cultivo del arroz y con variedades como el bomba, que es quizás uno de los más conocidos, pero también otras variedades como el bahía, J. Sendra, albufera, senia, bueno, hay, son, much, son muchas las variedades ¿no? de, de arroz que se cultivan allá. Eh, y, y bien, respecto a la producción de arroz, si bien es cierto que es difícil encontrar productores de, de arroz ecológico certificado, eh, ¿vale? Por un tema de, bueno, de, de, de cómo llega el agua, ¿vale? De que son aguas compartidas entre campos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos aspectos técnicos que yo, pues como cocinera, tampoco entro tanto en ello, ¿vale? Pero sí que es cierto que... Que llevan ya desde los, eh, se lleva ya desde los años 90, hace ya más de 30 años, eh, llevando eh, técnicas de control de plagas, de, de biocontrol y llevando a cabo pues, otro tipo de buenas prácticas ¿no? pues para, para, para propulsar este, este cultivo sostenible del arroz. Yo quería hablar en el caso de, eh, en el caso de la albufera de, eh, de la recuperación de una variedad. Eh, antigua de arroz de acuerdo que es la variedad senia eh, la, variedad de, eh, la, la variedad senia es una variedad eh, es un monovarietal autóctono eh, valenciano que había dejado de cultivarse vale había sido abandonado pues ante la aparición de otras variedades pues más, más, más productivas y más resistentes pero esa eh, ese dejar de cultivar una variedad vale por no ser tan productiva conlleva pues una pérdida de biodiversidad, y no solo eso, sino que a nivel culinario y cultural eh, es una pérdida eh, grande. Con lo cual, desde Slow Food Valencia, desde el, desde el convivium de Slow Food Valencia, hace unos años se estuvo promoviendo, el, uh, se estuvo impulsando eh, la, la catalogación de, de esta variedad eh, de, de arroz, de la variedad senia. Eh, y para, bueno, pues para poderla recuperar y preservar ¿vale? y ahora está ya dentro de, del catálogo del arca del gusto el arroz senia tengo por aquí un poco tampoco, bueno, tampoco os lo voy a enseñar creo que vamos justitos de tiempo pero bueno, es un arroz de grano redondo, corto, perlado ¿vale? eh, y, y una de las características a nivel, a nivel culinario y a nivel organoléptico es la, la gran capacidad de absorción de líquido que tiene ¿Eso ¿en qué, en qué repercute en la cocina? ¿En qué se traduce? Pues en que al final nos aporta, eh, nos aporta una cremosidad y humedad en el arroz, ¿vale? Y conduce, eh, favorece mucho a la conducción de sabores. Es un arroz que es excelente al nivel culinario, pues para hacer arroces caldosos, arroces melosos, ¿vale? Que, que van, van a absorber todo ese sabor. De acuerdo es eh, en, en españa bueno pues estamos muy acostumbrados a arroces secos como la paella de la que hablábamos vale quizás para ese tendríamos que tener eh, un grado de control más alto de la cocción del arroz porque necesitaríamos un, un tiempo de cocción más corto pero, pero ya digo es un arroz que es excelente para, para otro tipo de elaboraciones y para paellas también o arroces secos también eh, controlando esos tiempos de cocción. Eh, otro caso del que quería hablar ya subiendo un poquito más al norte vale a la zona de cataluña la zona del delta del ebro vale que es otra de las grandes productoras de arroz eh, en el delta del ebro es un parque natural también y es reserva de la biosfera eh, en, en el mismo delta del ebro eh, se cultivan hasta 38 variedades distintas de arroz, desde Bahía, Bomba, son variedades compartidas también pues, con la de Valencia, pero variedades también como Gleba, Tebre, Monsianey y la variedad Marisma, que también se cultiva en otras partes de, de España. En la zona del Delta del Ebro sí que se pueden encontrar algunos casos, sí que se encuentran algunos casos, bueno, algunos productores de, de arroz ecológico certificado, ¿vale? Por suerte, cada vez van habiendo más. Y, y bueno, pues eso es, eso es bueno para todos, desde para, para, desde para los productores, para los, eh, los consumidores, obviamente, y para, y para nosotros, los cocineros, los profesionales de esto. quería hablar de, de una experiencia, de, un, de, de una iniciativa, vale, es una, eh, es una experiencia, es un, una empresa joven. Eh, y pequeña mmm, que lleva cinco años funcionando. Eh, es una empresa que está, como decía, en el Delta del Ebro, ¿de acuerdo? Y aunque es una empresa joven, sí que una de las fundadoras eh, viene de cuarta generación de, eh, de productores de, de arroz. Eh, ellos están, eh, están centrados en el uso de, de la variedad eh, marisma, como decía, pero lo que hacen no es solamente producir. Ellos producen, de acuerdo, y también elaboran y comercializan. Eh, aquí el, el cambio que están haciendo ellos es sobre todo en el tipo de, de producto que hacen, porque con un producto tan tradicional y tan autóctono como esta variedad de, de arroz que es el marisma, eh, cambian, le dan un poquito la vuelta, ¿no? Eh, ellos se basan, bueno, lo que hacen es eh, comercializar desde el propio cereal en grano, ¿vale? Pero también... Eh, elaboran elaboran eh, fermentados a partir del arroz, desde miso, sake, amazake y ya digo, otro tipo de productos fermentados. Eh, ellos se basan en, uh, en una cultura milenaria del arroz, que es la asiática, ¿vale? la, la, la japonesa, ¿vale? la toman como referencia para plasmarla o para trasladarla a una cultura eh, del arroz centenaria que es la nuestra, que es la, la española, que llevamos siglos eh, consumiendo eh, arroz, pero pues no, no, no tanto. ¿no? Entonces toman como ejemplo eso eh, y lo que hacen es transformarlo, transformarlo de esta manera. Eh, y, y bueno, ese, esa iniciativa eh, les, ha hecho, les hizo hace un par de años eh, ganar un premio. La SEAE, que es la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, les otorgó el premio generación y difusión del conocimiento e innovación en elaboración eh, ecológica. Al final es un poco eh, dar usos específicos para, para diferentes variedades ¿vale? y promover pues eso, el, el que haya cuantas más variedades mejor, eh, porque eso va a repercutir también la bio, eh, en la biodiversidad. Y al final, bueno, en resumen, trato de ir un poquito, trato de ser breve, de, breve por eso, porque, porque creo que vamos justitos de tiempo, pero bueno, en resumen, eh, creo que, que lo que se está haciendo es dar eh, pasos en favor de, de cultivos más sostenibles, ¿vale? Eh, mirando hacia adelante ¿vale? e innovando, como, como en este último ejemplo que os comentaba, pero también teniendo en cuenta de dónde venimos, teniendo en cuenta cuáles son eh, nuestras tradiciones, cuáles son nuestras variedades eh, autóctonas, tradicionales, que durante, bueno, pues que, que quizás han sido un poquito menos valoradas. Y ahí eh, creo que los cocineros también tenemos un papel importante y una responsabilidad, que es a la hora de, de elegir el producto con el que trabajamos. Eh, eso tiene una repercusión, pues no solamente en el resultado de, 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 de nuestros platos, en el resultado final, sino también en, en nuestro entorno. Al final, pues como consumidores somos coproductores ¿no? y, y nuestras elecciones pues, van a repercutir en el entorno. Eh, en, en, Gracias, en, en Vanessa. Nuestro... Eh, bueno. has hecho casi eh... La conclusione tu, io penso adesso mi dicono che dobbiamo uh -huh. uh, chiudere e io ringrazio tutti i, i, i relatori e penso che il messaggio uh, di... di... Diciamo di lavorare proprio sul creare una cultura che eh, sostenga il lavoro di gruppo, il lavoro di, di cooperazione tra produttori, trasformatori, operatori turistici, farà della, della risicoltura biologica e comunque sostenibile, uno dei capisaldi proprio di una nuova eh, politica anche legata al cibo e alla custodia del territorio. Eh, non so se lo. ultimo uh, chiusura quindi la parola Yes, uh, thank you very much. I think we are running uh, of time out of time so I want to thank you all the speakers and also I want to thank you all the interpreters for the flexibility in, in the moderation of this uh, of this webinar and yeah it was very nice to, to have you all here with us. So thank you and good evening. Grazie. The future of our planet is decided at the table in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Queen. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all. For the common good, go to donate.slowfood.com/en and follow us at terremadreselunadelgusto.com.